la sua candidatura, ma insomma dimostra che tutto il lavoro che abbiamo fatto per chiedere attenzione a un contesto che va valutato nella sua complessità e nella sua totalità porta i suoi risultati. E questo è, diciamo, lo dico perché è un elemento sul quale l'Italia si è molto spesa e che è stato ascoltato dagli alleati. Dopodiché, a valle di tutto, il concetto di sicurezza, il concetto di difesa è un concetto che si sta allargando molto. Oggi noi, quando parliamo di difesa e di sicurezza, dobbiamo ricordarci intelligenza artificiale, cybersicurezza, spazio, fondali marini, infrastrutture critiche, materie prime critiche. È un concetto che si amplia, che richiede sempre nuovi sforzi, che richiede sempre anche soluzioni innovative. In questi mesi il governo italiano sul tema delle materie critiche, sul tema della cyber security, sul tema dell'intelligenza artificiale ha mosso le sue iniziative, i suoi passi, ma dobbiamo capire che è un tema che è in continua evoluzione e che richiede il coinvolgimento di materie sempre più ampie e quindi anche sempre maggiori risorse.